Benvenuti su Being Sapiens, grazie Paolo della tua disponibilità. Continuiamo con questo altro dialogo, dialogo insieme ai psicoterapeuti italiani, con Paolo Migone. Non sto a introdurti perché comunque ci sarà una piccola introduzione in calce poi al video. Se sei d'accordo, partirei subito con la prima domanda, che sono uguale per tutti, eh? Ok? Allora, ci puoi introdurre le caratteristiche specifiche del tuo modo di lavorare come psicoterapeuta e dei tuoi modelli di riferimento? Dunque, questa domanda è molto difficile. Non so mai cosa rispondere quando me la chiedono, perché a me non sono mai piaciute le persone che hanno un modello di riferimento preciso, no? Una scuola, una scuoletta, un approccio, una tecnica. Ce ne sono tanti oggi, direi che sono la maggioranza dei colleghi. Io questo non l'ho mai potuto sopportare, nel senso che mi sembra un riduttivismo rinchiudersi in una piccola parrocchia. E quindi io non ho un modello preciso. Io mi sono formato psicodinamicamente in origine, poi mi sono interessato di tanti approcci, oserei dire quasi tutti, mi hanno incuriosito, non so, la terapia cognitiva tantissimo per la mia collaborazione con Liotti, con Gianni Liotti, ho anche scritto su questo, la sistemica all'inizio mi ha molto occupato, ho scritto anche su questo. L'ipnosi addirittura, negli ultimi anni mi sono interessato molto anche a questo, l'ho anche praticata per così dire, ho anche scritto un caso clinico, l'analisi transazionale, perché l'ho insegnato in certe scuole così, terapia corporea, insomma. Ecco, quindi la domanda, qual è il mio approccio? Ma non lo so come si può chiamare, direi psicodinamico in senso lato. Il problema però con la parola psicodinamica è questo, che è una parola che può andare bene ormai per tanti approcci diversi. Ad esempio, sono molto convinto che, per esempio, i cognitivisti contemporanei italiani, quelli che si fanno chiamare costruttivisti, post-razionalisti, eccetera, sono totalmente psicodinamici e senza che loro lo sappiano sono più psicoanalisti degli altri, degli psicoanalisti. E con questo li prendo sempre in giro. Chiaramente ci sono differenze, ma sono sottili. Poi, quando noi confrontiamo bene i due approcci, vediamo che le troviamo molto simili in certi casi, no? Però se andiamo a fondo, vediamo che ci sono delle differenze, però sono diverse da quelle che noi credevamo prima. Questa è la cosa bella. Ma qui chiaramente non possiamo entrare adesso in questi discorsi che sono complessi. Certo. Quindi è un approccio psicodinamico in senso lato, ma però potresti chiedermi cosa vuol dire psicodinamico? Questo è il punto. La parola psicodinamica, vabbè, adesso è inutile fare lezioncine accademiche, però vuol dire che si crede che ci siano delle forze in conflitto dentro di noi, interne, non solo tra di noi e l'ambiente, delle istanze in conflitto. Infatti Freud vuole definire questo conflitto interno chiamando le varie istanze con dei termini che lui inventò, e noi sappiamo che sono per esempio esso superiore. Ma non ci interessa i nomi, no? Di fatto ci sono dei conflitti, analizzarli, no? Rendere il paziente più padrone dei propri conflitti. Questa è la base della psicodinamica. Ma in termini molto generali, no? Mi sembra che questo riguarda anche l'identità della psicoanalisi, perlomeno secondo me. Perché oggi la psicoanalisi, come sappiamo, non esiste più, no? Esistono tante psicoanalisi diverse, Certo. ma un'identità potrebbe essere questa, almeno quella che preferisco io. È un tentativo di conoscere, capire delle cose e restituirle al paziente, cioè rendere il paziente padrone, più padrone, più che conosca meglio se stesso. Quindi una sorta di comprensione, una comprensione del suo problema. Detto in termini molto semplici, e questo sarebbero d'accordo in moltissimi approcci, no? È una comprensione Certo. del suo problema, che lui non, prima di venire in terapia non l'aveva così chiaro.
comprendere veramente, tra virgolette, veramente, come mai si è ammalato e poi se migliora, come mai migliora, nell'idea che questa conoscenza possa servirgli. Ora sappiamo oggi che non è più vero questo, cioè non è che uno se sa questo, cioè che questa è una garanzia di stabilità del cambiamento, uno può cambiare in Certo. modo inconscio, senza rendersi conto del perché, no? Anzi, viene quasi sempre così. Però la psicoanalisi sarebbe questo, un tentativo di comunicare al paziente quello che si è capito di lui. Ovviamente questo include anche il fatto di non comunicarlo affatto, se noi riteniamo che questa conoscenza possa offrire il paziente o il paziente può non essere in grado di accettarla. Quindi Certo. non dirlo fa parte della tecnica psicodinamica, appunto perché non dirlo vuol dire che non lo dico appositamente, ma appena posso lo dico. Appena mi è permesso dal paziente, io gli comunico il perché, ce lo arricchisco interiormente, il perché, come ha fatto lui, il perché avvengono certe cose, perché lui soffre di che cosa soffre, eccetera. Ecco, questo è un po' l'ideale. Se togliamo questo, non rimane più la psicoanalisi, rimane soltanto conoscenza attraverso l'esperienza, cioè terapia attraverso l'esperienza, come fanno tutte le terapie, insomma. Che guariscono tramite l'esperienza, senza, cioè, e va bene, anche noi facciamo così, però in più quello che aggiunge la psicoanalisi è un tentativo di conoscenza, di comprensione e di trasmissione al paziente di questa conoscenza. Ecco, quindi nel mio approccio faccio un po' di tutto, nel senso che posso benissimo fare anche delle tecniche anche per dire comportamentali, peraltro lo faceva Freud, no? Freud l'ha sempre fatto, l'ha sempre detto, no? Che si può anche suggerire al paziente di fare una certa cosa, no? Proprio per vedere cosa succede se fa una certa cosa, tra l'altro, non perché, no? Ma c'è sempre l'idea di chiedersi dopo cosa è successo se il paziente ha fatto una certa cosa, ha fatto un esercizio, si è avvicinato a un oggetto fobico, che ne so. Quindi ecco, la pratica psicoanalitica, oserei dire a questo punto, perché io uso la parola psicoanalisi in termini molto, molto lati, cioè non è una cosa, non è la psicanalisi, questo è importante, non è assolutamente una tecnica. E qui ci sarebbe da parlare per ore, perché molti pensano che sia una tecnica, no? Non è assolutamente una tecnica, è una teoria generale che va applicata ai bisogni del singolo paziente, per cui ci sono mille tecniche diverse che possono tutte essere chiamate psicanalitiche, tutte. Anche una tecnica, per esempio, che sembra il contrario della psicoanalisi, può essere psicoanalitica se io ho una cornice teorica psicoanalitica, ma uso quella tecnica perché il paziente ne ha bisogno e con lui non posso fare altro che quello. Ecco, io adesso non so chi ascolta se sa bene a cosa mi riferisco, per esempio, un autore a cui ero molto affezionato che ha sviluppato una teoria della tecnica generale che con cui ho molto simpatizzato, è Gedo, no? Un ungherese emigrato a Chicago tantissimi anni fa, che ero molto legato, che ha proposto un modello gerarchico e tutte le tecniche che lui chiama psicoanalitiche, per dire anche più elementari, che non so, la sedazione, per dire, no? Se il paziente ha bisogno di quello. E 5 livelli, non posso spiegarlo qua. Tra l'altro, tipo un ascoltatore che mi è interessato, mi scrivo un'email, gli mando degli articoli che cito. Ecco, e quindi questa revisione della teoria della tecnica psicoanalitica che ha fatto Gede è molto importante, a mio parere, un po' riguardo alla tecnica, quello che cercò di fare Rappaport negli anni 50, quando lui tentò di sistematizzare la teoria psicanalitica. Ecco, Gede ha fatto poi la stessa cosa sulla tecnica, sistematizzare i tantissimi modelli che ci sono sul mercato psicoanalitici, no? E, per esempio, negli anni in cui Gedo ha elaborato il suo modello c'era Fred Pine, no? Molto noto, che aveva proposto le quattro psicologie, no? Della psicoanalisi. Quindi c'erano per esempio quattro, ma ce ne possono essere anche di più, cioè modelli diversi dentro la psicanalisi. Il problema è come si rapportano tra di loro, come facciamo a gestirli. Non voglio adesso parlare troppo di questo, lascio la parola a te se vuoi fare dei commenti. No, quindi se ho capito bene, sintetizzando, cioè integrando nei tuoi anni di
professione, formazione ed esperienza, diversi punti di vista, diversi approcci, il trade union, l'identità del tuo approccio rimane comunque quella psicodinamica che possiamo, se ho capito, sintetizzare in aiutare il paziente a svelare delle parti che altrimenti inconsce non vedrebbe, che hanno a che fare con dei conflitti. E questo svelamento, il decidere come comunicarlo, se comunicarlo o non comunicarla, questo svelamento avviene all'interno della dinamica relazionale, cioè proprio la relazione stessa è il mezzo, non è che vengo lì e ti faccio la diagnosi e ti do la spiegazione, no? Quello non serve, è proprio l'uso di quello che sta avvenendo No, nella relazione terapeutica stessa. ma anche se vengo lì e ti faccio diagnosi, questa è una relazione. Non si Certo. scappa, è sempre una relazione. Ma questo svelare, cioè l'idea è questa, no? Che uno, se per essere psicoanalista, se no non lo è più, si propone questo, che può però non fare affatto, ma non lo esclude. Questo è il punto, Chiaro. non lo esclude, perché certe tecniche legittime, no? Che hanno la loro dignità di esistere, si propongono. Per via di in principio, no? Escludono il fatto di far conoscere, escludono l'ipnosi vecchia maniera, soprattutto oggi la terapia strategica, no? Che proprio è efficace in certi casi, anche se nel breve periodo, perché non è efficace nel lungo periodo, insomma. Però lì c'è proprio questo in tanti casi, no? Metto in atto una strategia, il paziente cambia, ma guai se sa perché cambia. Se lo sa, tra l'altro, spesso non Non cambia. funziona. Questo è importante, quindi mantenere la consapevolezza, se no sarebbe molto più Ok. facile curare i Se no, pazienti, no? torneremo a un discorso della suggestione, come fu ai primordi dell'ipnosi. Però adesso non c'è tempo di approfondire storicamente tutto Se no ci questo. fermiamo nella prima domanda per tutto il tempo, E eh? facciamo un'ora alla fine. La seconda domanda è: quali sono, a tuo parere, i più interessanti e promettenti sviluppi nella teoria e nella prassi delle varie psicoterapie di cui ti interessi ultimamente? Anche questa è una domanda veramente da $1 milione. Di prima acchito non saprei rispondere. Vai Grosso per modo la interesse sensazione. tuo. Vai, puoi anche andare per interesse tuo, cioè per dire, mi Sì, ma sta. la prima cosa che viene da dire è che non ci sono state grosse innovazioni nella psicoterapia da tantissimi anni. Ah, ecco. Quello che viene detto è tutto riciclato di cose vecchissime, dibattito degli anni 30, 40, 50. Da Ok. oggi si spacciano discorsi nuovi, ma che in realtà sono vecchi. Faccio un Sì, esempio. sì. Un tema oggi molto molto di moda è la mentalizzazione, no? Certo, di Foneghi. Lanciata soprattutto da Foneghi, ma sono tanti altri autori, anche il gruppo cognitivista romano, guidato da Certo, Semerari, lo conosci. Semerari. Di Questo Maggio. tema qua è vecchio come il cucco, non c'è niente di nuovo, niente. E Foneghi lo sa benissimo, infatti lui lo dice esplicitamente, l'ha detto in un'occasione, mi ricordo. Ha detto, questo è soltanto vino vecchio in botti nuove. Perché dietro c'è la questione dell'autoriflessione, no? Degli Certo. osservante, degli analitico, insomma, per così dire. Quindi la mentalizzazione è soltanto stata sottolineata di più. Si è capito di più l'importanza con pazienti gravi, eccetera, eccetera. E soprattutto la forza di Foneca, la sua vera novità, è aver fatto ricerche empiriche, accademiche È di alto quello. livello, nelle migliori riviste che hanno nobilitato la psicoanalisi di fronte al mondo scientifico. Ma non c'è Eh un sì, per discorso nuovo a livello teorico. perché se no rimanevano, per quanto giuste, suggestioni di un clinico che vedendo tanti pazienti e lavorando su se stesso e sui pazienti a un certo punto diceva che è una componente fondamentale dello sviluppo della tecnica e della teoria e tutto quanto, le competenze necessarie alla psicoterapia. Però questa cosa, spinta anche dal confronto con cognitivisti, di provare a inserire ricerca empirica, cosa ne pensi da questo punto di vista qua? Cioè, non è banale il lavoro di ricerca di Fonaghi, per quanto le intuizioni siano molto più No, ma siano è precise. importantissimo, importantissimo. Io simpatizzo molto con lui. È importantissimo. Ma lui, infatti, è intelligente, lo sa che anche certe cose con le formulazioni non sono. Poi c'è dietro il discorso della teoria dell'attaccamento dietro a Foneghi, che è una grossa cosa a Certo. livello di ricerca empirica, e
Anche questo è un fattore dirompente, no? Perché ha un backup di dati, di ricerche impressionanti e ha unito grossi settori del movimento psicoanalitico con quello cognitivista, soprattutto in Italia, ma Assolutamente. anche all'estero. E quindi, ma poi per esempio, faccio un altro esempio di cose pseudo-nuove, no? Perché la domanda era quella sulle novità, mi sembra, no? Sì, che cosa per te è interessante negli sviluppi della ricerca della teoria della tecnica in ambito psicoterapia? Adesso, per esempio, nel settore cognitivo-comportamentale, dopo le prime due onde c'è la terza onda, la Sì. prima onda appunto del comportamentismo, la seconda del cognitivismo, la terza onda che impazza, impazza non solo in Italia, in tutto il mondo, e quasi sembra che quella maggioranza di questi colleghi si sono tuffati in questa terza onda. Ed è incredibile perché si parla solo di questo nel loro ambiente, anche ha contagiato anche un po' il movimento psicodinamico, no? Tipo la mindfulness, per esempio, tanti colleghi psicoanalisti sono interessati a questo, ma tutti questi discorsi della terza onda, l'accettazione, il concetto centrale di accettazione, l'acceptance, no? C'è anche la tecnica di Steve Hayes, no? Questi nuovi concetti sono vecchissimi, fanno parte del nucleo del discorso psicodinamico. Vengono riscoperti da loro con parole neanche troppo nuove, come loro progresso, come avanzamento. Mentre potremmo dire che non è un regresso, ma semplicemente loro sono accorti che era importante fare un momento di riflessione, un ripensamento, e dire: ragazzi, ci siamo sbagliati nel nostro percorso, abbiamo trascurato certe cose. Sinteticamente il loro discorso è questo, lo sintetizzo molto, così come una volta, tra l'altro, ufficialmente si espresse la Marsha Linehan, che è una delle esponenti, no? Hanno detto loro, dicono, è sbagliato quello che abbiamo sempre fatto, di spingere i pazienti a cambiare, cioè l'atteggiamento direttivo, no? Chiedere a loro esercizi, i famosi esercizi, no? Sembra quasi esercizi fisici, no? Sembra quasi farsi un muscolo nella mente, no? Fare esercizi, compiti a casa, perché questo lavoro qua frustra il paziente, lo fa soffrire, spesso non riesce a raggiungere i risultati ottenuti, aumenta la depressione perché è frustrato. Parentesi, sono dei casi anche di suicidio di pazienti che hanno con un certo tipo di personalità che non riuscivano a ottenere i risultati che erano promessi dalla tecnica. E aumentava la depressione, no? E hanno detto: no, questo aspetto del motivare il paziente al cambiamento, spingere al cambiamento, che fa parte del nostro discorso, che poi questo discorso degli esercizi è l'ideologia del lavoro, questa, che è di etica protestante, viene da quel mondo lì. Il lavoro, il paziente deve lavorare per cambiare, che è l'opposto della psicodinamica, dove si dice il paziente non deve mai lavorare, mai. È sempre festa, sempre domenica, mai lavorare. Il paziente deve sempre accettarsi, non fare niente in assoluto, fare solo quello che gli piace. E se cambierà, cambierà soltanto spontaneamente, in modo imprevisto, perché sarà già stato fatto un lavoro diverso, a latere, ai fianchi, no? Nella personalità, per cui il cambiamento sboccia in modo spontaneo, quasi imprevisto. Questo è il cambiamento psicodinamico, il vero cambiamento. Invece ottenerlo con la forza, no? Non paga, loro dicevano: calma. Questa è una parte del discorso. L'altra parte è fare il contrario, accettarlo quando il paziente non riesce a cambiare. La validation famosa della Linehan, no? Accettarlo, riconoscere che i suoi sentimenti, le sue emozioni sono giustificate. Se non ce la fa, un atteggiamento quindi accettante, accogliente, no? E questi due poli, secondo loro, da una parte accettarlo e dall'altra vedere se ce la fa a cambiare, ovviamente. E questo è, per esempio, un modo che ha chiamato dialettica nella linea, no? Che l'ha messo nel nome della sua tecnica, dialettica Sì. psicoterapia. Questa è la dialettica, oscillare tra questi due poli. Prima c'era solo polo, quello del cambiamento, di cambiare, 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 e non paga Guarda, questo. mi hai stimolato delle diverse riflessioni. Una, quella del non c'è niente di nuovo, c'è un caro amico e collega che è Mauro Bergonzi, che oltre a essere un didata del CIPA,
è anche stato professore di filosofia e religione dell'India normale alla orientale di Napoli. E quindi lui è anche molto esperto di meditazione. Anche io sono un insegnante mindfulness, oltre che uno psicoterapeuta psicodinamico. E faceva vedere come molte delle indicazioni sul flusso di coscienza, il setting di origine freudiana, ricalcano in parte quelle che sono le indicazioni della Vipassana, che è la meditazione buddista che ha dato poi origine. Un altro stimolo che mi hai dato è assolutamente quella del far fare gli esercizi, che in realtà frustra e fa sentire ancora più impotente il paziente. È fondamentale. Ma poi Molte volte io ho anche incontrato dei pazienti che non era proprio il momento di fargli fare la mindfulness, perché li avrebbe assolutamente frustrati maggiormente, no? Quindi il sapere come e quando, no? Usare Ma anche queste lì, un pratiche. momento, non critichiamo troppo questi colleghi cognitivo-comportamentali, perché loro in realtà spingevano verso il cambiamento. Se non erano bravi, facevano del male, ma molti di loro sono bravissimi e sanno Assolutamente. lavorare all'alleanza, a motivare il paziente per fare gli esercizi, per lavorare. Quindi non è che siano così ingenui da dire fai No, no, questo, no, no. certo. Il loro lavoro consiste nell'avere un rapporto, tra l'altro, intensivo. Quasi più della psicanalisi, a volte quotidiano, di motivare il paziente a cambiare, cioè gli stanno accanto, no? Quindi queste cose le facevano senza teorizzarle bene, adesso sono teorizzate. Ma i bravi terapeuti cognitivo, anche comportamentisti bravi, erano terapeuti bravissimi che stavano accanto al paziente nell'aiutarlo a cambiare. Io infatti ho imparato e sto imparando tantissimo costantemente da Liotti, da Semerari, anche da tutta questa bellissima tradizione cognitivista italiana, no? Assolutamente la mia non era una critica, cioè era un riportare la mia stessa esperienza, no? Ok, Tra molto l'altro, scusa, interessante. un'ultima cosa Vai, voglio vai. dire. La terapia cognitiva classica, quella di Sì. parlare, di lavorare sulle cognizioni, si è rivelata fallimentare, questo lo dicono loro stessi. Disputing. Non è molto terapeutica. Sì. Terapeutica per certi pazienti, ma questo lo vedremo magari dopo, no? Che ogni paziente ha bisogno di una sua terapia. Però quel parlare basta, che peraltro scimmiotta un po' la psicoanalisi tradizionale, quella di lavorare solo sull'autoriflessione. Non paga, cioè i cognitivisti sono accorti che lavorare solo sulle cognizioni non serve, bisogna lavorare sulle emozioni. Questa E sul corpo, questa è un'altra cosa è importantissima. la crisi anche lì. È la parte tutta dell'inconscio non rimosso, del somatico, qua c'è. Non ce la facciamo adesso, dovremmo fare un video solo per questi temi, sono solo degli Ah, spunti. quanto ancora per Ok. fare? Oh, vabbè. Andiamo alla terza domanda. Nello stato dell'arte attuale della psicoterapia, quali sono i principali limiti conoscitivi e di intervento? Quali sfide la mente umana e la psicopatologia ci pone ancora, no? Anche socraticamente, nel senso, almeno ci rendiamo conto di non sapere, no? Cos'è che ancora sono dei muri di gomma a livello di confronto e comprensione del sistema corpo-mente umano e della capacità di intervenire? Una domanda difficile sta qua, non so bene cosa dire, cosa si intende per conoscere. Io non ho mai pensato poi che noi potessimo capire tutto, anche che la stessa psicanalisi fosse conoscitiva, cioè noi dovremmo soprattutto riuscire a cambiare, far cambiare il paziente, farle migliorare, no? Io Certo. relativizzerei questo discorso qua, anche se Ok. originariamente c'era, no? Di conoscere veramente il più possibile. Era l'ambizione di Freud, che era un'eredità dell'illuminismo, ma non lo so bene se di fatto io quasi mi fido di più dei letterati, dei poeti, degli scrittori che nel conoscere l'animo umano. Eh A sì. me piace vedere noi stessi terapeuti come dei tecnici che lavorano per cambiare qualcosa di rotto, no? Ma la mente umana a conoscerla, cioè sì. Certo, una psicoterapia intensiva fa conoscere qualcosa del paziente, certamente, però non so bene corrispondere meglio a questa domanda, devo dire. Ok, quindi tu dici, se si va veramente in profondità nell'interrogarsi,
non soltanto come oggetto di studio la mente umana, che è uno dei fenomeni più complessi con cui possiamo avere a che fare e che nel contempo siamo noi, quindi già la sfida epistemologica di chiunque si laurea in psicologia prima ancora che diventare un terapeuta. Tu dici, più andiamo in profondità veramente a interrogarci, più emerge un mistero, no? Con quale possiamo dialogare. Qualcosa capiamo, ma non esageriamo. Invece quello che può essere utile, per esempio, è applicare certi principi psicoanalitici alla conoscenza, non so, di altri campi, no? Se però, il famoso discorso della psicanalisi applicata, non so, alla sociologia, alla politica, alla famosa etnopsicoanalisi, no? Cioè all'antropologia, all'arte si è cercato, anche lì però con risultati a volte, secondo me, un po', insomma, criticabili. È riduttivo anche non interpretare questi fenomeni solo con la lente psicoanalitica, può essere un grosso pericolo di riduttivismo. Assolutamente. Sì. Si trasforma, è un martello che trasforma tutto in chiodi, come qualsiasi prospettiva che vuole diventare unica. Ok, passiamo allora alla domanda successiva che che opinione ti sei fatto rispetto alla necessità di un dialogo e integrazione tra approcci psicoterapeutici diversi? Dunque, questa domanda so rispondere bene perché, cioè, mi piace rispondere perché me ne sono tanto occupato Sì. decenni, no? Ecco, allora, mi ha sempre interessato la integrazione. Dunque, io tanti anni fa poi conoscevo il fondatore della SEPI, la SEPI è la Society for the Exploration of Psychotherapy Integration, società internazionale che si occupa di integrazione in psicoterapia, sono tutti gli approcci dentro. Invitavo nei congressi internazionali a parlare, così fondai insieme a degli amici il gruppo italiano della SEPI, abbiamo fatto parecchi congressi, diversi congressi, non parecchi, insomma, non mi ricordo quanti, abbiamo tutto pubblicato gli atti con libri, eccetera, eccetera. Ne sono tanto occupato. Dico sinteticamente cosa ne penso. Prima di tutto, io sono molto critico anche verso l'integrazione, nel senso che è una parola che vuol dire mille cose, al limite non vuol dire niente. Perché non si possono integrare cose diverse. Se le integriamo, cosa ne fa una terza cosa? E le altre due cose, cosa se ne facciamo? Cioè, poi c'è l'integrazione clinica che si chiama eclettismo, che è una cosa scontata, non interessante, perché lo siamo già tutti eclettici. Siamo tutti eclettici perché il punto è che quando facciamo delle cose, ne facciamo tante strane. La questione è con che cornice teoriche leggiamo le cose che facciamo. La vera integrazione si occupa della teoria, sarebbe integrazione teorica, questa è la SEPI. Un lavoro sull'integrazione delle teorie per costruire teorie più sobrie che includono componenti di altre teorie, però vengono nuove teorie. Ecco, fare un piccolo esempio tra i tanti, per far capire, Bagatelle, che è stato un fondatore della SEPI, che è un amico, insomma, lui lo pubblicò sulla mia rivista questo articolo, analizzò il concetto di transfert di Freud alla luce degli schemi correggibili di Piaget, per dimostrare che si capisce meglio il fenomeno alla luce degli schemi di Piaget, per dire, no? Questo è uno dei tantissimi esempi. Ma la questione dell'integrazione, io, tra l'altro, la cosa interessante di questi convegni a cui andavo non era che credevano nell'integrazione, non interessava niente l'integrazione. Io volevo vedere come gli altri lavoravano, per imparare da loro, per ragionare, per riflettere, non che volessi costruire chissà cosa di integrato, no? Ecco, allora, poi c'è un'altra cosa da dire interessante, importante, secondo me. Tutto questo progetto della SEPI, anche se in Italia che all'estero c'è una loro rivista, no, eccetera, in teoria è un segno di grandissimo fallimento. Perché? Perché se noi abbiamo bisogno di un luogo, di una sede scientifica, no, per parlare di integrazione, vuol dire che nessun altro la fa. Vuol dire che in tutte le nostre scuole non viene fatta. Cioè, cosa vuol dire integrazione? Integrazione vuol dire che io devo conoscere gli altri approcci il più possibile a fondo, paragonarli col mio, per capire meglio il mio approccio innanzitutto. Noi capiamo una cosa solo per differenza. Ora, chiunque si occupa di psicoterapia, la prima cosa che deve fare in qualunque scuola è conoscere gli altri approcci, vedere come sono diversi e perché, se sono migliori quelli o il nostro. Questo lavoro deve farlo qualunque terapeuta al mondo in qualunque scuola. Siccome non viene fatto molto, purtroppo, questa è la tragedia, non viene fatto. C'è la SEPI, quindi l'esistenza della SEPI, paradossalmente dico, denota un fallimento del movimento psicoterapeuta, perché non si fa dappertutto, viene fatto alla SEPI.
Sì. Questo è assurdo, no? Perché chiunque dovrebbe farlo. Uno che non paragona il proprio approccio a quello degli altri non capisce niente, insomma, non sa cos'è la psicoterapia. E questo è il fatto, insomma. Ma l'ipotesi che se si evita l'eclettismo, no? Cioè, non che non avvenga a livello poi pratico, come dicevi tu, no? Ma fondativamente si cerca invece più un razionale sottostante, cioè non ci si confronta sulla tecnica, ma sul modello sottostante della mente, dell'eziopatogenesi, del processo terapeutico, no? Lì è molto interessante confrontarsi, no? Invece che confrontarsi, esatto. Questo è l'integrazione. Riflettere sui modelli teorici. Per esempio, io faccio una cosa con un paziente, no? Una certa, qualunque cosa. Prendiamo la psicanalisi, supponiamo che esista, no? Vedo quello che accade lì, io lo leggo alla luce della teoria psicanalitica. Un altro collega la legge in modo opposto. Certo. Per esempio, Eysenck, no, che disse che la psicanalisi non funziona perché il paziente coricato sul lettino, perché allora si usava il lettino, no? Fa certe cose. No, funziona benissimo la psicanalisi, ma solo perché il paziente sul lettino si rilassa e viene esposto in modo graduale ai contenuti della sua mente, sempre più ansiogeni, affinché si decondiziona. Quindi Questo è comportamentismo. un esempio. Tra i tantissimi, lui leggeva L'esposizione. spesso il dato clinico in un modo totalmente diverso da come lo leggeva lo psicanalista. Ma questo è verissimo, tra l'altro, perché beh, ci fu anche c'è chi l'ha teorizzato molto bene, no? Cioè, uno può leggere un certo fenomeno clinico in 10 modi diversi a seconda della teoria che usa. Ecco perché dico che l'eclettismo non ha senso, o perlomeno siamo tutti eclettici, tutti facciamo delle cose strane con i pazienti. Il punto è che dobbiamo vedere come le leggiamo. E certo, il razionale che c'è sotto, che Come le giustifica leggiamo queste l'interpretazione. cose? È certo. Il legame c'è tra teoria e pratica, tra l'altro. Molto interessante. Passiamo alla quinta domanda. Se si esclude la conoscenza teorica e tecnica, che immaginiamo che ci sia e venga costantemente alimentata, che competenze psicologiche deve sviluppare negli anni un buon psicoterapeuta? Ma dunque, la prima cosa che mi viene in mente è questa, no? Cioè il discorso sarebbe questo. Che tipo di essere umano deve essere il terapeuta per essere un bravo terapeuta, no? Al di là delle conoscenze, no? Delle letture, di quello che ha imparato. Qui, a parte le risposte scontate che si possono dare, no? Però per esempio secondo me l'autore che più ha con tanto anticipo, cioè, ha teorizzato questo, quindi faceva parte della teoria, però. È stato Rogers, il quale ha teorizzato, lui aveva 3 fattori cognitivi, in realtà 5, ma sarebbero 3 principali. Uno di questi, i 3 erano, sappiamo, empatia, congruenza e accettazioni condizionate. Uno di questi era la congruenza. Tra l'altro, tutti questi 3 fattori terapeutici per Rogers appartengono al terapeuta, non al paziente. Non sono cose che uno fa, sono fattori di personalità del terapeuta. La coerenza vuol dire che il terapeuta, secondo Rogers, deve essere congruente con se stesso, cioè in contatto con i propri stati emotivi interiori. Infatti l'hanno tradotta congruenza, perché congruence in inglese, l'hanno tradotta congruenza, ma non è un termine strano, sarebbe autenticità. Ecco, Certo. questo lavorio che si fa su se stessi, che avviene in genere nella vita, nella propria terapia personale e nel training, perché loro lo insegnano proprio nel training. Io insegno anche in scuola rogersiani, ho visto, abbiamo fatto insieme, cioè, quello che viene fatto, no? Proprio l'encounter group, adesso non voglio entrare. Comunque, questo fattore di personale, per esempio, Fonaghi, tornando a Fonaghi, dice la stessa cosa, no? La meditazione vuol dire che ci vuole un terapeuta, il terapeuta deve essere uno capace di essere in contatto con i propri stati mentali, di essere capace di leggere i propri stati mentali. Quindi solo se è capace di farlo, il paziente che è accanto a lui, che è di fronte a lui, lo fa anche lui. E
E questo è il discorso della madre col bambino, no? Di cui è nato tutto lì, no? Che lo faceva Bio, non lo facevano anche. Cioè, che se una madre è capace, ha questa funzione, no? Rispecchiante, lo diceva anche Winnicott, la Reverie famosa, è capace di immaginare gli stati mentali del bambino, e anche suoi, perché vanno in parallelo, eh? Allora, il bambino, vedendo che la madre riflette i suoi stati mentali del bambino, costruisce i propri stati mentali e la capacità di rifletterci, quindi costruisce la Certo. mente, ma non ce l'ha. Ecco, questa è la teoria di Fonico in questo senso, è molto simile a quella di Rogers, anche se Rogers lo disse tantissimi anni fa. Poi la differenza di Fonico è che ha fatto delle ricerche empiriche che l'hanno dimostrato, che a Certo. seconda di che personalità c'è, tra l'altro, una cosa interessante è che questo discorso qua, perlomeno secondo Rogers, è fenomenologico, è filosofico, non è psicoterapeutico. Cioè loro non dicono che fanno una tecnica, sono radicali, dicono che sono è un discorso esistenziale, cioè se il terapeuta è fatto in quel modo lì, ha una testa fatta così, è congruente, cioè è un tipo di persona fatta così, ipso facto, il fatto che lui è fatto così, sta con un paziente. Il paziente trae giovamento da questo rapporto, perché il terapeuta ha come delle funzioni, delle capacità di convivere col paziente in un modo, il paziente migliora, cioè cambia grazie a questo rapporto qua. Ma Quindi sono delle capacità di integrazione quando tu dici loro congruente. non sopportano la parola tecnica. La nostra non è una tecnica, è un modo di esistere, un'esistenza. Se tu sei così, sei terapeutico, punto. Che poi adesso anche loro facciano la psicoterapia rientrata nella legge 56-89 è un altro discorso, no? Lo fanno tutti, però sono quindi psicoterapie. Però all'origine il discorso è molto più complesso. È un modo di Certo. essere. E questa autenticità è caratterizzata, che è intrinsecamente terapeutica, perché in qualche modo tu diventi una specie di, come la mamma uccello che mastica il cibo per poi darlo al pulcino, no? Cioè l'emozione che passa all'interno di quella relazione si incontra col sistema corpo-mente del terapeuta, che ha certe caratteristiche che tu definisci, prendendo Rogers, di congruenza, di autenticità, no? Cioè, se Ma, il terapeuta ha queste capacità, la domanda era sulla come deve essere fatto un terapeuta oltre alla sua Sì, conoscenza teorica. Se il terapeuta è esatto. fatto così, che peraltro può essere fatto così perché lo è sempre stato, ha avuto una buona famiglia, una buona mamma, oppure potrà impararlo, no? Questo è un altro discorso. Ma se un terapeuta è Sì. fatto così, questo comportamento terapeutico, punto, solo per il fatto che nell'interazione, il modo con cui il terapeuta guarda il paziente, quanto sa ascoltarlo, quanto sa stare zitto, come sa intervenire. Il paziente si sente guardato in un modo che nessuno l'ha mai guardato prima, e rinasce, comincia a respirare e dice: finalmente c'è qualcuno che mi capisce, che mi ascolta, che non ha mai avuto questa esperienza prima con nessuno, magari alcuni pazienti, perché non ha mai avuto qualcuno che li guardasse, che fosse capace di ascoltarli. Quindi Quindi sono questo discorso rogersiano per me è centrale, che poi adesso viene ripreso da Beh, Kohut già parlò di empatia, no? Ma adesso da questo discorso di Fonagy, eccetera, cioè anche lì, vedi, non sono idee veramente nuove queste qua. sì, c'è poi anche tutta la compassion, quella legata a Ma sì, Gilbert. ma sì. Anche lì scoprono acqua calda tutti questi discorsi qui, no? Si scopre che funziona fare una certa cosa, eccetera. Ok, andiamo alla sesta, la penultima. Come sta cambiando la psicopatologia e quali negli ultimi decenni? Quali sono oggi le psicopatologie più complesse da affrontare, secondo te? No, questa domanda, insomma, è una domanda tanti ne hanno detto, scritto, parlato, cioè sono cose talmente conosciute, no? Andando indietro, il grosso, per esempio, il grosso fe fenomeno della isteria che è scomparsa, per esempio, no? Sono fatte interessantissime queste, cioè nell'Ottocento l'isteria era endemica con quelle forme lì, cioè la conversione, l'arco, eccetera. Adesso non c'è più, assolutamente. È impressionante. Come mai è cambiata? Come mai adesso non c'è più l'isteria classica? Sono altre forme? Questo è interessantissimo, no? Adesso ci sono i disturbi di personalità che prima o non c'erano, erano diversi. Adesso i disturbi sono più diffusi. Tra l'altro c'è il discorso
che crollano anche le diagnosi tradizionali, no? Perché, per esempio, faccio un esempio, i disturbi alimentari, no? Una volta si vedevano le anoressie e le bulimie, adesso i pazienti oscillano da un quadro all'altro. Eh sì. Il borderline, per esempio, è il massimo, no? È come un isterico, è un isterico di una volta, il borderline simula tutti i sintomi. C'è tutto, poi non capisci niente, cosa c'ha sto qua, no? Cioè, quindi ci sono quadri diffusi. Ma questo è venuto fuori già con l'era del narcisismo di cui parlava Christopher Lasch, no? Qualcosa nella società che è cambiato, per cui c'è l'essere umano. Tra l'altro è aumentato quel benessere, questa è la cosa interessante. Più uno sta meglio, peggio sta. Perché è come se si fosse ripiegato su se stesso, no? C'è qualcosa che non va nella società, c'è qualcosa di profondamente che non va, una sregolazione. Che porta un malessere esistenziale, vuoto, questi vecchi discorsi che fanno tutti, no? È Le parole un'ipotesi oggi di del moda sono perché. self-regulation, la regolazione del sé, l'autoregolazione emotiva, no? Questi discorsi. Ma faccio un altro esempio. Io ho lavorato in America diversi anni, tanti anni fa, no? Ormai saranno 40 anni fa. E quando lavoravo, erano fine anni 70, prima anni 80, quando lavoravo là, in America. I borderline c'erano ovviamente, ma si tagliavano tutti. Si tagliavano. In Europa nessuno si tagliava. Adesso si tagliano tutti anche in Europa. I borderline. Come mai? Cos'è? Abbiamo imitato loro? Non è mica vero, perché non è che i pazienti sanno che là si tagliavano. È cambiato. Cioè il paziente borderline oggi europeo, diversamente da 20-30 anni fa, chissà perché si taglia. Ok. Prima non si tagliava assolutamente, non c'erano i tagli. Ipotesi? Ipotesi di questa transizione? Che cosa è successo in Europa che a un certo punto replica? Niente, c'è qualcosa nella società avanzata che produce non so, a me non piace fare il sociologo, però faccio questa ipotesi, che produce un malessere, una sregolazione emotiva, perché i pazienti stanno più male a livello di personalità, cioè di struttura della persona, non come sintomi. Prima c'erano le malattie classiche, adesso c'è più la struttura di persona che è danneggiata, perché presentano tanti sintomi, tanta sofferenza, no? E questo dettaglio è un esempio, no? Che ci sono questi, poi ci sono le nuove dipendenze, su cui si parla tantissimo, no? Che sono, il taglio è all'apice, come esempio paradigmatico più forte, no? Ma andando sotto ci sono le sostanze, no? Cioè le stimolazioni forti che devono. Che i pazienti devono darsi per tenersi vivi, no? Stimolazione forte e soprattutto la sessualità usata nell'adulto, la sessualità è sempre una regolazione del sé, non c'è niente il sesso, ed è la masturbazione nell'adulto e le tecniche sessuali, le pratiche sessuali, diciamo così, tra virgolette, perverse o strane, no? O spinte, quindi la sessualità, la promiscuità. Queste stimolazioni forti, no? Queste sono le regolazioni principali usate oggi, e poi ci sono tutte le altre nuove dipendenze che vengono adesso, cioè, il discorso di internet, no? Del gioco d'azzardo patologico, tutte queste cose qua, insomma, fino ad arrivare allo shopping compulsivo, che ne so, quello è più raro. Quindi, insomma, queste sono le nuove dipendenze. È una nuova dipendenza molto comune, però questa c'è da tempo, di cui soffro un po' io, è la workolismo. Quelli che lavorano tanto, Sì. Sì, che è una malattia pazzesca, eh? che perché Sana poi minimale. è difficile rispetto a una dipendenza da una sostanza, è difficile individuarla, perché in certi ambienti più sei workaholista e più vieni considerato uno in No, non gamba, solo, no? il workolista oggi è l'uomo sano, è quello che nella società è più rispettato, che funziona di più. Se uno lavora in un'azienda, in una fabbrica, il datore di lavoro va a nozze con lui e dice: tu sei il migliore che ho. E questa è la patologia sociale, no? Che in questa società certe persone malate sono quelle migliori degli altri, vengono premiate, invece sono malate. Io ho un'ipotesi, come dici tu, è già difficile fare il sociologo poi quando non lo si è, o il filosofo. Io la butto lì e mi interessa un tuo feedback. Cioè, il fatto che dal dopoguerra, no, andando crescendo di generazione in generazione nei paesi sviluppati, ci sono sempre state più
Ovviamente, oltre a certe conquiste sociali, economiche, che adesso teniamo scontate, ma scontate basta andare indietro di 2 generazioni, non di 30, no, non erano per nulla. C'è molta più libertà, quantomeno potenziale, non di fatto. Libertà. Ok? Libertà culturale, cosa vuol dire essere maschio, cosa vuol dire essere femmina, cosa vuol dire essere adulto, lo stile di vita, come ti vesti, come vivi. Ci sono tutta una serie di lacci e lacciuoli, l'etica del lavoro, l'etica della famiglia, che si sono degradati, no? Nel bene e nel male, con il pro e contro tutto questo. Qual è? Non voglio ridurre tutti i cambiamenti della psicologia a questo, mi sembra una delle possibili variabili. Qual è la questione che ipotizzo? È che avere a che fare con la libertà di chi sono e che cosa voglio essere è un qualcosa su cui bisogna, come dire, creare un'intera cultura. Se no, altrimenti sei semplicemente o hai la fortuna di aver avuto le persone giuste e tu avere delle certe predisposizioni, se no, fare i conti con tutta quella libertà di dire, cioè una volta eri il figlio del calzolaio, facevi il calzolaio, vivevi in quella valle ed era già tanto se vedevi le persone della valle a fianco, ma non 3.000 anni fa, no? Cioè, tu dicevi casi di primi del Novecento fino all'Ottocento, no? Quindi più o meno queste sono le tempistiche. Parliamo di un secolo e mezzo. Ecco, una mia ipotesi, magari completamente campata per aria, è che una delle cause di disagio psichico, che è collegato poi anche al disagio esistenziale, ma non sono esattamente la stessa cosa per quanto interrelati, è proprio la difficoltà dei ragazzi, dei giovani adulti, di essere accompagnati in questa scoperta di se stessi, in un mondo sempre più complesso in cui loro sono più liberi. Cioè, in qualche modo, quanto dicevano, il maschio è quello vestito così con la cravatta e deve portare i soldi, adesso semplifico, la donna poteva essere molto costrittivo, no? Molto, ma nel contempo ti conteneva, no? Ti dava una forma col quale poi tu potevi anche decidere di Infatti. contrapporti, ma ti dava un'identità di contrapposizione. Non so se ha senso quello che sto dicendo. Questa ipotesi qua, volendo, posso cimentarmi io a fare anch'io il gioco del piccolo sociologo, aprire la scatola del gioco del piccolo Scatola del sociologo. piccolo chimico, sì. Lì, a volte ho pensato questo io, che questo riguarda, peraltro, la domanda mi sembra successiva che avevo letto, che riguardava all'evoluzionismo, no? Queste cose qui. La specie umana, no, per molti millenni, anzi di più che molti millenni, cioè, si è dovuta adattare, cioè, si è costruita in un modo tale da quello che doveva fare l'essere umano in sostanza era soprattutto procacciarsi il cibo, no, sopravvivere, Sopravvivere e riprodursi. lottare per la sopravvivenza. Era equipaggiato a fare quello. Quindi lottare per procacciarsi il cibo, sopravvivere, combattere i nemici, cose del genere, no? Quindi si è impegnato a fare qualcosa. Con l'esplosione della modernità, o diciamo così, del benessere economico, cioè del consumismo che c'è stato appunto negli anni 50 in America, da noi negli anni 60, quindi recentissimo, pochissimo tempo fa, si è diffuso un benessere in molte fasce della popolazione, no? Benessere nel senso che l'essere umano ha dovuto imparare a gestire, anche per dire un po' di tempo libero, cioè doveva chiedersi adesso io non devo più lottare per sopravvivere, andare a cacciare per procurarmi da mangiare o che ne so, io adesso lavoro per qualche ora al giorno, poi devo imparare a capire cosa fare del tempo libero, quello che tu dicevi, libertà. E potrebbe essere, questa però è una mia ipotesi un po' così, se vogliamo ingenua, potrebbe essere che questo disagio diffuso che c'è, che l'uomo non è preparato a essere in questa nuova dimensione in cui non deve più lottare per qualcosa, ma le cose ce le ha già da mangiare, e una casa, quasi tutti, e quindi deve chiedersi, ma io allora al mondo cosa ci sto a fare? Esatto, cioè diventa un impatto identitario molto più forte. Siccome prima Mentre. tutto si stava per lottare, adesso sopravvivo già, mi dan già la possibilità, c'ho la welfare, no? Ma io cosa ho dovuto fare al mondo? Che senso ha? Eh Allora mi devo certo. arrabattare per dare un senso alla vita, no? Quindi
Quindi il divertimento, il weekend, fare la casa al mare, che no? E la prestazione e il successo diventano degli idoli facili, no? In cui andarsi a rifugiare, no? E perché sono una cosa a portata di mano, no? Perché è una cultura che ti spinge alla prestazione e al consumo, no? Però rimane sotto di fondo, ok, ma io quello che Jung, io di base di formazione su Jungiana, poi Jungiano, poi sono abbastanza, come dire, integro anch'io molto, secondo me uno dei concetti più interessanti di Jung era quello di individuazione, no? Cioè, soprattutto nella prima parte, della vita, nella prima metà della vita, no? Indipendentemente dal contesto culturale in cui sono nato, la famiglia di origine, qual è il mio specifico? Ovvio che poi io sono influenzato da tutte queste cose, no? Ma qual è il mio specifico? Qual è la mia unicità, no? Cosa sono venuto qua a fare? Ecco, il non riuscire a, almeno in parte, interrogarsi su questo, no? Ma semplicemente perseguire l'adattamento rispetto all'individuazione. L'adattamento è necessario, senza quello non si va da nessuna parte. Ma se ci si ferma all'adattamento, no? Che magari in generazioni passate, come dicevi tu, era più che sufficiente ed era già tanto riuscire a raggiungerlo e a mantenerlo, l'adattamento e la sopravvivenza, no? Oggi c'è una domanda individuativa, io lo vedo dalla mia generazione in poi, no? Soprattutto poi nelle generazioni nate dopo il 2000, no? Di chiedersi sempre più, mediamente, ma chi sono? Cosa fa? Cosa ci sto a fare qua, no? Cioè, qual è il senso? Ecco, questo ha un impatto psicologico enorme, se poi a questo si va a sommare traumi, un attaccamento non proprio. Ecco. Oh, questo è, secondo me è un tema, insomma, che è molto molto interessante. Va bene, allora andiamo all'ultima domanda. Grazie agli sviluppi della psicologia evoluzionistica, dell'etologia comparata, delle neuroscienze e molte altre discipline evoluzionistiche e neuroscientifiche, negli ultimi 30 anni siamo molto più consapevoli che essere specie Homo sapiens non è neopsicologicamente. Nel senso che abbiamo delle tendenze di specie, no? Che siano motivazionali, cognitive, non abbiamo un altro ominide, non sono sopravvissuti altri Neanderthal, quindi non possiamo capire com'era il loro cervello, la loro psiche, che cosa era universale in quanto ominidi e cosa. E allora, se tutte queste nuove mappe di conoscenza che si vanno a integrare negli ultimi 20-30 anni. Come vedi che queste nuove mappe di conoscenze si possano integrare e aiutino nello sviluppo della conoscenza della tecnica psicoterapeutica e della clinica in generale nell'ambito psicologico? Comunque, un discorso un po' lungo, questo complicato, anche perché non penso, non abbiamo molto tempo. Comunque, vengono qui delle battute, delle piccole provocazioni. Neuroscienze. Io sono occupato, no, come forse tu sai, del neurone specchio, scritto con Gallese, che è uno dei scopritori, no, Certo. lavoro, eccetera, eccetera. Anche in inglese è stato un dibattito in America, eccetera. Quindi mi interessano le neuroscienze, però adesso dirò delle cose critiche. Cioè, vanno tanto di moda le neuroscienze, no? Però, secondo me, non è che rivelino granché al clinico. Cioè, non è che le neuroscienze. Faccio un esempio. I neuroni specchio, appunto, no? Prendiamo il fenomeno clinico dell'empatia. Ok, l'empatia come fenomeno clinico, perché alcuni dicono esiste, no, la capacità di automaticamente, no? Rappresentarsi la mente dell'altro grazie anche ai neuroni specchio. A parte il fatto che non è detto che empatia e neuroni specchio sono correlabili così chiaramente, ma lasciamo stare. Non è che i neuroni specchio ci permettono di dire allora l'empatia esiste? No, assolutamente. L'empatia è un fenomeno clinico che esiste autonomamente, clinicamente, in modo scientifico. Scientificamente esiste, si può benissimo studiare, eccetera. È da molto tempo. Adesso con le neuroscienze non abbiamo scoperto niente di nuovo, abbiamo solo scoperto uno dei modi
con cui può avvenire un certo fenomeno, uno dei meccanismi con cui può avverarsi un certo fenomeno, ma non che il fenomeno esista. Quindi le neuroscienze non dimostrano affatto che una cosa esiste o non esiste. Studiano solo i meccanismi di certi fenomeni che conoscevamo già prima. Perché altrimenti, no, tutti dicono adesso le neuroscienze ci sc fanno scoprire chissà che cosa, no? Ecco, e poi appunto rimane comunque un divario enorme con la clinica perché se le neuroscienze, insomma, adesso giustamente non vogliono prendere il posto abbandonato della metapsicologia, cioè di Freud, giustamente, cioè una teoria generale che voleva sostenere la psicanalisi come disciplina, se no non è più scientifica, se non è una teoria generale che la sostiene. La metapsicologia per gran parte è crollata come contenuti, non come struttura, e le neuroscienze ambiscono a diventare una nuova grande teoria generale che spiega anche il dato clinico, no? Però siamo ben lontani da questo progetto, per cui ci vuole un bel problema, c'è questo gap ancora. E poi un'altra cosa volevo dire riguardo sia alle scoperte, cioè l'etologia, questa storia qua. Cioè, sì, c'è stato il discorso di Bowlby, no? Bowlby aveva come cornice di riferimento teorico l'etologia umana e darwinismo, no? E l'evoluzionismo, giustamente. Questi Beh, ha avuto un impatto enorme le quello, sue cornici teoriche erano queste. Infatti no? lui scrisse anche un libro su Darwin, no? Ecco, e ora passi avanti grossi sono stati fatti, per esempio Freud teorizzava, no, queste due principali. La teoria della motivazione di Freud, no, era carente, era limitata, era sbagliata, possiamo dire oggi, in certi aspetti fondamentali. Ma questo già, la correzione fu fatta già negli anni 30, 40, 50 con la psicologia dell'io, riguarda, oppure diciamo con la scuola inglese, no? Con Sutty, Ferber, Gunter, fino ad arrivare a Winnicott, e poi a Bowlby, che anche lui apparteneva al Middle Group di Londra, sul fatto che la pulsione, cioè, non è una solo scarica, ma una ricerca dell'oggetto, c'è sempre una relazione oggettuale, no? C'è uno scopo. Comunque, a parte tutto questo, le motivazioni, appunto, adesso la revisione della teoria della motivazione è un capitolo importantissimo in psicoanalisi, ma anche in Sistemi psicologia. motivazionali anche di Quindi c'è Hoffman, stata no? la proposta appunto iniziale di Lichtenberg, no? E anche sposata dai cognitivisti romani, anche Liotti, no? Dei cinque sistemi, che erano interessanti. E poi adesso quella di Panskep, di sette sistemi, no? Innati, eccetera, eccetera. Ecco, questo tipo di discorso ha permesso di capire meglio, no? Il senso di certi comportamenti, comprenderli meglio, perché il discorso di Freud era riduttivo, no? Quello della sessualità come centrale era molto riduttivo, ma già Bowlby lo ha Certo. indicato, questo discorso qui. Rimane però un aspetto, dico, magari con questo poi si può chiudere, non so, un Sì. aspetto interessante, che in fondo però questi discorsi, che poi sono discorsi cognitivisti, dei sette sistemi, dei sistemi motivazionali, insomma, che loro vanno alla ricerca, no, cioè, il discorso è quello di interpretare i comportamenti. C'è un comportamento, vogliamo interpretarlo. Perché una persona fa quella cosa lì? È perché sotto a quel sistema motivazionale è attivo. Oppure non si attiva, no? Ecco. Però, quindi c'è un rischio anche qua di riduzionismo, che noi vediamo il comportamento solo come attivato da quel sistema e non da un altro. Peraltro loro mettono dentro il concetto di cooptazione, che questo è ingannevole, no? E che vuol dire che sembra cosa un discorso psicodinamico, psicoanalitico, che un sistema può esprimere un altro sistema, coopta quell'altro, quindi no? Perché altrimenti non esci nel capire il comportamento umano, nella sua complessità. Ecco, Freud, non avendo tutti questi discorsi, credeva soltanto a questo grande sistema motivazionale che era quello della pulsione libidica, mettiamo. Poi beh, ci aggiunge anche l'istinto di morte per complicare le cose, sbagliandosi alla grande, peraltro, perché non c'è l'istinto di morte. Ma a parte questo, però Freud, con questa sua idea cioè, c'era quasi una. Mi piace pensare che c'era quasi la possibilità di veramente di chiedersi all'infinito il senso di un comportamento. Cosa c'è dietro a un comportamento, no? Con questo discorso della libido, che poi non è il sesso soltanto, una motivazione generica, no? Una spinta. C'è una domanda continua di chiedersi il perché una persona fa. Mentre i cognitivisti la riducono, no, è molto semplice: il paziente fa così perché si è attivato quel sistema, chiuso, dopodiché non si va avanti, finisce tutto lì. Non si procede più. Il
L'interpretazione è un'interpretazione questa, eh? Finisce, chiuso. Non c'è più progressione di conoscenza, a meno che non usi il concetto di cooptazione, infatti, dico, ecco, coopta quell'altro sistema. Capisci? Comunque adesso non voglio entrare su un discorso un po' complicato, però per dire che oggi comunque siamo d'accordo, ma questo anche Solms, no? Nell'articolo che ho Sì. fatto uscire sulla mia rivista qualche numero fa, sulla rivisitazione della teoria delle pulsioni di Freud, che è molto bello, si rifà ai sette sistemi di Panksepp. Sì. Non si scappa da lì perché sono dimostrati empiricamente, insomma. Quindi tu dici, non queste recenti conoscenze scientifiche non stanno rivoluzionando i fenomeni, ma stanno aiutando a spiegare meglio quello che già il clinico ha Spero scoperto che un fenomeno avviene, direttamente no, in non, sede. perché, non, che, non dicono che il fenomeno c'è o non c'è. Non è che, per esempio, come disse una volta Galli in un editoriale sulla rivista mia, disse: l'empatia esiste perché l'ha detto il neurone. No. Esiste perché lo sappiamo. Perché tra l'altro, l'empatia o altri fenomeni clinici li puoi studiare con una metodologia sperimentale scientifica, come con la loro dignità di esistenza di fenomeni clinici. Non è che serve le neuroscienze per dire che esistono. Le neuroscienze spiegano certi meccanismi per cui certi fenomeni possono attivarsi oppure no. Però aiutami a capire questo punto. Per esempio, più che neuroscienze, qua parliamo di etiologia comparata con la teoria dell'attaccamento di Bowlby, no? Quella ha cambiato tanto anche la clinica a livello poi. O tu dici che semplicemente il clinico fa più o meno quello che fa, lo psicoanalista fa più o meno quello che faceva prima, semplicemente ha delle mappe in più per interpretare quello che sta succedendo. A cosa ti riferisci? La teoria dell'attaccamento? La teoria dell'attaccamento, per esempio, è il frutto di un'etologia comparata, no? Ma guarda che Freud amava da impazzire Darwin, eh? Era un darwiniano. Sì, certo. Dunque, che Bowlby ha studiato il bambino utilizzando l'etologia, cioè dicendo il bambino, lui misuravano, si allontana dalla madre tot metri, poi si avvicina, no? Attaccamento. Va benissimo. È uno studio sperimentale tramite le scienze naturali osservativo del comportamento del bambino verso la madre, così come noi studiamo il comportamento degli animali, e va benissimo questo. Però E, non ha, e da quando è uscita la teoria dell'attaccamento e le declinazioni poi nell'ambito della tecnica psicoterapeutica di Bowlby, è stato comunque un bel impatto, no? sì, ma Bowlby aveva una tecnica terapeutica no, non molto sofisticata, molto semplice perché si basava. Però a parte questo, io lo tendiamo, l'ho stimato moltissimo, ma a parte questo, non mi ricordo cosa volevo dire sull'impatto, ecco, il vero impatto di Bowlby, secondo me, non è tanto quello di aver dimostrato che c'è la teoria dell'attaccamento, cioè sì, è quello, cioè di aver dimostrato che Freud si sbagliava nel ritenere che l'attaccamento non era un istinto separato. Era un derivato della sessualità. Questa è una cosa enorme. È stato questo che ha provocato la scomunica, l'eresia, per cui Bowlby è stato visto come un eretico a Londra. Perché Sì. lui ha detto: un momento, Freud si è sbagliato completamente. L'attaccamento esiste come autonomo, separato, innato da quello della sessualità, non c'entra niente con la sessualità. Sono due sistemi separati, diversi, poi oltretutto ce ne sono degli altri, beh, sappiamo bene, no? Il rango, eccetera. Quindi Sì, questa è stata la vera grande rottura, per cui tu adesso clinicamente c'è una ripercussione. Tu vedi un certo. comportamento, lo interpreti. Faccio un esempio, poi se vuoi, eclatante, no? Ecco, anche questo riguarda un articolo che ho fatto uscire sulla mia rivista pochi mesi fa. Ricordo ancora ai nostri ascoltatori che se loro mi mandano una mail, migone@unipre.it, io mando questi articoli che interessano. Prendi il complesso di Edipo, che è stato, diciamo, una pietra angolare della psicanalisi, secondo molti, no? Bene, adesso è stato invalidato. È stato invalidato perché si parla di un errore di Freud, di vedere certi comportamenti madre e bambini in un certo modo. La teoria dell'attaccamento già lo fece Bowlby, scrisse Bowlby su questo, molti anni fa. Si può leggere nei termini della teoria dell'attaccamento in modo molto più efficace e spiega meglio il dato clinico.
per esempio, il comportamento del bambino verso la madre, no? Però diceva, c'è il pericolo dell'Edipo, cioè, ha portato, secondo questo autore che ha scritto appunto un articolo di critica all'Edipo sulla mia rivista, ha detto che c'è stato lì un danno quasi fatto a tante famiglie, perché c'è stata una paura della sessualità, cioè si diceva che siccome ci può essere la sessualità nel bambino che cerca l'attaccamento alla madre, no? Allora, in tutto il mondo c'è stata questa idea che c'era una paura del contatto fisico con i bambini, venivano tutti lontani, forzati a stare in un letto separato, nella cameretta separata, eccetera. Quando invece il bambino ha molto bisogno di attaccarsi alla madre fisicamente, di aggrapparsi, e Sì. non c'entra niente col sesso questo. È una cosa bella e basta. Quindi, come se l'idea dell'Edipo diffusa nei media avesse instillato una fobia nei genitori, una paura del contatto fisico col bambino, e quindi ha creato quasi dei danni, no? Questo Beh, per dire, è un esempio clinico molto interessante. quindi questo è un bel esempio di come l'integrazione di conoscenze che vengono da altri ambiti scientifici, come per esempio l'etologia, perché questo Bowlby si è ispirato vedendo i bambini di scimmia, no? Che rimanevano legati alla scimmia calda, morbida, feticcio, anche se non dava latte, quindi addirittura è un istinto più forte della Gli nutrizione, strumenti di no? Che Darwin. dovrebbe essere prima ancora della sessualità, la nutrizione, no? Gli strumenti di Darwin, certo. Va bene. Ah, ti ringrazio Paolo di questo scambio e ci vediamo per la prossima volta. Va bene. Saluto a Grazie. tutti, mi raccomando, scrivetemi se volete, se avete bisogno. Adesso poi in calce metto tutta la tua piccola bio con anche la mail, così chi Va bene. vuole scriverti ti scrive. Grazie ancora.